Eccoci nuovamente con un altro servizio video qui a Torino, all'Oval, al Lingotto Piere, e presentiamo il Festival dell'Oriente. Il Festival dell'Oriente rappresenta praticamente tutto l'emisfero orientale, dove ci sono stand, ci sono state esibizioni, è tutto da vedere. Diciamo che i due giorni dedicati a questo padiglione oserei dire che non bastano, no? E quindi bisogna partire dalle 10 del mattino e fino alle 20 di sera. Con questo io vi lascio al vostro percorso. Va bene? Sì, sì, sì. Davvero? Un attimo. 5 euro? Sì, sì, sì. Aspetta. Vuoi? Sì, 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 sì. Adesso sì! Grazie! Guardate la tazza di tè ceramica, alla fine questa tazza. Vai! Arsensi! Bocca arriva! Parra! Aio. Mamma mia, 5 euro! Arsensi! Allora signori, la musica tradizionale della Mongolia cara Gengis Khan, il Kuk Mongo! Thank you.
tutti grazie. A tutti, tutti grazie. Anche delle cose che non sono esterne, magari hai capito, però se tu... Ah, poi c'è l'Egizio, qua. Io penso che ti spaccano le ossa ma te le mettono a posto, una dopo l'altra. Siamo qui al Festival d'Oriente e ci siamo imbattuti in un piccolissimo stand e abbiamo assaggiato una tipologia di, anzi due, di tè, uno giapponese e l'altro cinese, sempre in foglia. E c'è stata tutta una spiegazione che poi vedrete nel video. Io in questo momento sono in compagnia di Andrea. Andrea con Andrea Cuiuli. E lui è quello che ha praticamente spiegato le varie fasi. Io però pensavo che tu facessi proprio la preparazione del tè orientale. Ho visto solo lo spazzolino, ma non ho visto niente altro. Come mai? Purtroppo in questa situazione qui nella fiera dobbiamo essere abbastanza veloci, quindi di solito la degustazione dura una ventina di minuti
fare una preparazione intera con il rituale, la cerimonia, non è molto pratico. Però le facciamo anche, soprattutto le cerimonie giapponesi con il macha o il rituale cinese del Gongfucia fatto per bene come si deve. Farlo in questo ambiente è un po' più complicato e il nostro scopo è divulgare il più possibile quello che è il mondo del tè, far appassionare le persone a questo mondo straordinario che ci appassiona anche a noi. Ok, vabbè, allora sei scusato perché sei preparato, ma sei scusato. Però io francamente pensavo quello. Comunque la preparazione è stata buona, niente da dire, la degustazione pure, perché abbiamo capito qualcosa in più. Esatto. Perché abituati alle bustine, no? Quindi ti prendi quello che c'è, polvere magari, solo polvere, però ognuno fa quello che può. E con questo io ti ringrazio e spero di risentirti in altre occasioni. Assolutamente, sono contento di essere qui in vostra presenza e di aver fatto questa intervista, se vogliamo chiamarla così. Spero che sia stata una buona esperienza e che vi sia rimasto qualcosa, di aver imparato qualcosa, di aver apprezzato quello che ho detto. Il nostro scopo appunto è far appassionare le persone a questo mondo, quindi se ho potuto far appassionare anche solo una persona con questa esperienza sono contentissimo. E grazie. Utilizzeremo un metodo di preparazione del tè che si chiama Gongfucia. Cha vuol dire tè in cinese, Gongfu, che non è Kung Fu ma è simile, vuol dire la tecnica migliore, il modo migliore per fare il tè. Come funziona? Faremo infusioni multiple con le stesse foglie, utilizzeremo queste teierine piccoline che sono da 200 ml, ok? Con circa 5 grammi di foglie dentro, infusioni corte, quindi 30-40 secondi massimo, e faremo più infusioni. Preparo qui un attimo. Tutto quello che non è prodotto usando la Camellia sinensis non si può chiamare tè, si chiamano infusi. Per fare il tè nero lo vogliamo ossidare volutamente, quindi lo lasciamo all'aria con un'umidità e si ossida e poi lo essicchiamo. Il tè verde invece dobbiamo bloccarla l'ossidazione, è il calore, ok? Se voi una mela la fate cotta non si ossida, ok? Non diventa nera. Quindi per fare il tè verde blocchiamo l'ossidazione con il calore. Io ora intanto preparo la prima infusione. Allora, il tè bianco, cos'è il tè bianco? Il tè bianco è il più facile da preparare, è anche il più antico, perché le foglie vengono raccolte e vengono essiccate, basta. Man mano che passano gli anni diventa sempre più scuro, si ossida. Ok, ora scoliamo la prima infusione. Il tè verde ha delle note più alte, si dice, ok? Quindi note vegetali, tra cui erba, fiori, verdura cotta, fieno, ok? Tutte queste note, alghe, queste note qua. Il tè nero invece ha note più basse, quindi roba più fruttata, più legnosa, più cioccolatosa. Queste note un po' più basse, si dice. Secondo. Abbiamo detto che il tè verde è poco ossidato, il tè nero è molto ossidato, tutto quello che c'è in mezzo si chiama tè oolong, ok? I tè oolong sono una famiglia immensa di tè, ce ne sono migliaia di tipologie, di diverse lavorazioni, e spaziano da quelli più verdi a quelli più scuri, con sapori variegati. L'ultima categoria di tè si chiamano tè puer. Ora ve ne faccio vedere uno, è questo qua. Questo è un tè pressato, le foglie vengono pressate in questi dischi
che si chiamano torte, ok? Puer cake. È una categoria molto antica di te. Ascolta. Il tè verde, se lo fai con queste proporzioni, massimo 30-40 secondi e poi lo rinfondi almeno 2-3 volte, ok? Il tè nero simile, se usi meno tè ovviamente aumenti il tempo di infusione. Assaggiate la terza infusione, questa è l'ultima infusione che faremo. E non vi ho chiesto se avete sentito differenze tra le varie infusioni, ok? Rispetto alla prima è diverso, sì? Ok. La terza di solito comincia a scendere di nuovo un po', quindi il tè verde diventa un po' più amaro, il tè nero comincia a perdere un po' di sapore. Ok? Quindi vediamo man mano come si evolve con le infusioni. Ultima cosa che voglio dirvi è tutto quello che vedete, che avete assaggiato e che vi ho fatto vedere ovviamente è in vendita. Lo vendiamo anche in fiera, ovviamente lo vendiamo anche online e si può acquistare tutto quanto. Se fate un ordine in questi giorni della fiera c'è una promozione che potete vincere un premio, quindi girate la ruota e potete vincere dei buoni sconti, dei campioni di tè o anche degli accessori, abbiamo in premio delle teiere e delle tazzine, ok? Per qualunque cosa se avete bisogno di noi ci trovate sui social, quindi Instagram e Facebook, e vi rispondiamo per qualunque domanda. Io ho finito e vi ringrazio per la partecipazione, spero vi sia piaciuto. Grazie mille.